Io ringrazio molto il dottor Monati dell'Istituto Farmacologico Negri che ha accettato di venire tra di noi questa sera. È un po' una chiacchierata tra amici, ci scusiamo, ma davamo per scontato che l'argomento fosse attrattivo soprattutto per i giovani che seguono i corsi qua di infermieristica. Comunque, anche l'influenza, voi dite. Vabbè, niente. Ringrazio moltissimo il dottor Bonati della disponibilità e cortesia con cui ha accettato il nostro invito. Io mi limito solo ad annunciare la prossima iniziativa. Il 23 febbraio faremo un dibattito. Il 23 febbraio faremo un dibattito il cui titolo è il Jobs Act, iniziative per lo sviluppo o creazione di nuovo precariato. Ci sarà una relazione introduttiva del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, il senatore Morando, e poi due interventi del Giorgio Airaudo, che è deputato del SEL, e il professor Daveri della Bocconi, che commenteranno e sottolineeranno punti di vista di oppositori e così del mondo accademico, ecco, su questo provvedimento che è molto importante. Grazie ancora, professore. Io lascio il dottor Targhetta, farà da introduttore e moderatore. Grazie. Ma funziona benissimo questo. Beh, grazie. Sicuramente l'appuntamento era di quelli da non perdersi, ma a volte non sempre vengono colte le opportunità a pieno, ecco, specialmente quando ci si rivolge a giovani studenti, ahimè, il tirocinio che in questo momento li caratterizza li porta lontano dalla sede, quindi probabilmente non è così consueta come orario quello delle 9 di sera. E parlavo già con il Forum Democratico, che peraltro io ringrazio formalmente per la preziosa collaborazione che ci garantisce da anni in questa sede, per il livello anche dei relatori che comunque assicura in queste serate. E stasera non è da meno, in quanto possiamo davvero avvalerci di un prezioso punto di vista e provare quindi ad affrontare. Io lascerò poi che il dottor Bonati si racconti la sua esperienza professionale, quindi si collochi rispetto al ruolo professionale che ricopre. Mi interessava così, nell'introdurre la serata e nel provare a dare già qualche mandato al relatore, provare a declinare il tema della globalizzazione, che non è così scontato. Quando si parla di globalizzazione, ritenere per tutti un uguale significato al termine, ancor più quando questo tocca l'area della salute. Quindi il primo mandato è proprio dire: ma la globalizzazione cos'è? Cosa si intende per globalizzazione? E quando questa poi diventa area sanitaria, come la si va a declinare? E allora ecco che davvero diventa abbastanza importante il punto di vista, dove ci si colloca per guardare il fenomeno, geograficamente, professionalmente ed anche eticamente. Quindi in base a come la si guarda, il fenomeno della globalizzazione può cambiare aspetto, può cambiare volto, può dare anche delle diverse riflessioni. Quindi globalizzazione e sua definizione, le varie ottiche, i vari punti di vista, e poi in ultimo, anche se non vogliamo fargli comunque un ruolo di così di cartomante, però, e poi che sarà il futuro? Quali potrebbero essere gli elementi già oggi presenti, in parte predittivi del fenomeno? Banalmente, già lo stiamo facendo, ma torneremo anche noi a emigrare? Queste sono un po' le suggestioni che vorremmo intanto lanciare al dottor Bonati, e poi vedere se nella sua relazione ne fornirà di ulteriori da accogliere, e quindi, visto anche, come dire, il numero, come diceva dottor Gandolfi, molto intimo della serata, potrebbe diventare chiacchierata di approfondimento sicuramente arricchente. Quindi lascio la parola e anche il microfono, se vuole usare quello senza filo. Grazie dell'invito, grazie anche perché arriva dai discorsi di prima, ma fondamentalmente da un terreno molto fervido e poca la presenza, ma direi anche invece molto attivo.
è molto interessato, anzi per certi versi mi ha stupito che qualcuno chiedesse di fare una relazione così sul tema della globalizzazione, tanto più sulla salute, che molto spesso l'interesse è scarso, è molto confinato in un ambito di quasi addetti ai lavori, no? O sul versante estremamente dell'estremo politico, oppure esclusivamente sanitario, prevalentemente medico oltretutto, quindi in ambito delle professionalità. Quindi mi fa molto piacere. Penso di raccontare un po' e dire un po' anche l'esperienza anche sul campo rispetto all'attività. Io lavoro all'Istituto Mario Negri, che è un ente no profit, è una fondazione, quindi senza fini di lucro. Il target, il fine principale è quello di fornire conoscenze e risorse, strumenti per la cura dei pazienti, non da soli ma anche con le famiglie, quindi rispetto a tutta una pratica pensata dalla parte del cittadino. Dirigo il Dipartimento di Salute Pubblica, da sempre sono interessato più al versante della salute materno-infantile e cerco anche di spiegarvi con quest'ottica anche di lettura della globalizzazione dalla parte dei piccoli, perché è importante, penso sia importante questo, anche ricollegandomi a quel terzo punto di che cosa succederà o cosa potrebbe succedere nel futuro, pensando che vedendoci che abbiamo già tutti una certa età e quindi vedendo anche che cosa, come muoversi o come ci siamo mossi finora. La prima domanda è la globalizzazione. Ciascuno pensa, pensavo qui di presentare un po' ciascuno ha il suo immaginario, no? Globalizzazione, che cosa vuol dire? Uno può pensare sì, perché adesso si parla rapidamente, da una parte e dall'altra. Esempio la globalizzazione, prima mentre ero qui mi chiamavano ed era una collega dal Messico che mandava e diceva ecco devo venire a parlare e mi manda un messaggio per sapere per un lavoro che stiamo facendo di intervento in quella realtà e quindi ecco globalizzazione vuol dire siamo qui, siamo Ivrea ma sto parlando ovunque, ecco, è la cosa più banale, fino a poco tempo fa non era pensabile, risolve, dipende tutto questo poi perché cosa lo utilizziamo fondamentalmente, qual è la ricaduta e qual è la finalità. Ci sono anche poi la globalizzazione, che è un accento un po' più storico, no? Uno pensa alle colonie, pensa a tutto quello che è stato 200 anni fa, insomma, fondamentalmente, più o meno, ecco, è la globalizzazione che oggi è invece un trasferimento, una comunicazione, viaggi a ritroso, no? che ci sono. Ecco, questo è il fenomeno, anche questo. Fondamentalmente, però, se uno chiede che cosa vuol dire globalizzazione, vuol dire sì, siamo da tutte le parti, però ha un'idea che è qualcosa che ha a che fare con l'economia, con i mezzi, ma anche con i beni. Sono qui e sono là, ma ha a che fare con la globalizzazione, che costa tutto caro, costa tutto poco, adesso sto parlando come potrebbe dire il cittadino semplice, l'effetto dell'euro, tutto questo, ecco, globalizzazione che cos'è. Una cosa fino a qualche anno fa però era questo, insomma, il senso, era una vecchia vignetta che mi sembrava utile da riprendere, no? Il globalizzato è che c'è poca differenza, la relazione tra il nord e il sud del mondo, adesso è cambiato un po', però neanche poi tanto, il nord senza lavoro, che resiste, che però si può permettere le scarpe da 200.000 lire all'ora, adesso sono 400 euro, poco importa, perché no? Però nel frattempo queste scarpe non sono prodotte qui, sono prodotte da operai che costano niente, che lavorano molto di più e fondamentalmente sono scalzi. Se questo è vero per le scarpe, forse è vero per tante altre cose, per tanti altri diritti fondamentalmente. Quindi semplifica una realtà che poi non c'è molto bisogno di andare lontano. Io insisto,
anche con i colleghi, specie più giovani, e questi anche problemi di rapporti solidaritari, non c'è bisogno di andare lontano, basta andare all'angolo, guardarsi, e quindi questa è una realtà di una globalizzazione molto vicina, del resto lo vediamo e lo sappiamo, con barche o senza barche, con treni o senza treni, che però ci dà l'idea che non c'è bisogno di andare lontano, la globalizzazione che avvicina a tal punto che il mondo che un tempo rimaneva nei libri e nella fantasia, adesso è all'angolo della strada, insomma. Ed è questo, insomma, pensare al mondo globalizzato, le foto che faccio vedere sono foto reali di interventi che facciamo sul campo, come si può dire, qui siamo in Ecuador, certo intervenire in questo mondo ha un senso, questo intervento a Sarajevo durante la guerra, intervenire in queste case, che cosa, cioè, ciascuno ha, ecco questa qui è per esempio, questa qui è la cartella clinica di un medico di famiglia cubano, si è fotografata l'anno scorso, ecco come funziona. Uno dei sistemi più avanzati, però siamo a queste condizioni. Questo è un ospedale, una stanza, una di quelle messe meglio, per esempio, in Bolivia, in un posto neanche poi tanto molto sperduto. Ecco, globalizzazione. Cosa pensiamo? Qual è il nostro immaginario pensando questi in temi di sociale e sanitario? Ma qui volevo riprendere un po' anche vedendo un po' la vostra storia di gruppo, anche culturale, se mi consentite. La globalizzazione è un punto d'arrivo e poi vedremo, non so se riusciremo a vedere, se avremo la fortuna di vedere dove andrà, però insomma possiamo fare qualcosa. Da che cosa è caratterizzato? Ma fondamentalmente è che se il XVIII secolo si è caratterizzato per i diritti civili, poi ci siamo, quindi la parte poi dello sviluppo più civile, il XIX quello politico, con i diritti politici, un po' tutti, che poi era quello delle donne prevalentemente, ma poi acquisiti via. Il XX secolo è quello dei diritti sociali, educazione, salute, mantenimento. La globalizzazione ci dice una cosa, che tutti questi diritti non sono così acquisiti, anzi stiamo ancora dandoci da fare per far acquisire i diritti di due secoli fa, dipende un po' dove siamo. E quindi ci dice che fondamentalmente, e senza andare lontano, se uno pensa solo ai diritti religiosi del XVIII secolo o dei diritti di credo, indipendentemente dal laico religioso che ci sono, è quello che è una parte della realtà di settimana scorsa, di 15 giorni fa, insomma, quindi, e questa è la globalizzazione, questo qui è l'idea che è lontano, ma poi neanche così lontano, Parigi non è poi così lontana per certi versi, e quindi siamo tutti là. Forse, ecco, è questo modo di leggerlo, oppure di pensare che la globalizzazione ha a che fare con i diritti, è un modo, una declinazione dei diritti. Non è qualcosa di acquisito, anzi tutt'altro. Garantire o essere parte di un mondo, di una collettività, vuol dire garantire dei diritti che hanno a che fare con dei doveri, ovviamente, ecco, che possono essere civili, politici, sociali, ecco, questo è il tema, è il contorno su quello che si può pensare in termini di globalizzazione. La cosa più semplice è questa, una foto presa in un villaggio sperduto al confine dell'estremo brasiliano, e trovi tutto, non c'è nulla, però la Coca-Cola c'è, quindi il messaggio, globalizzazione, Coca-Cola nei villaggi, Coca-Cola nell'estremo, ecco, quello che riesce a fare la Coca-Cola non riusciamo spesso noi, chi ha a che fare con la salute, chi ha a che fare con i farmaci, la distribuzione, gli accessi. E non c'è bisogno di andare in Amazzonia come qui, cioè basta andare anche non molto distante nel problema delle distribuzioni o ridistribuzioni anche di quello che si ha.
per arrivare alla salute, che era il tema, parto da un concetto anche qui sulla globalizzazione che fa riflettere. Nel novembre scorso c'è stato a Roma, se ne è parlato poco, un summit importante organizzato dalla FAO e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, conferenza internazionale sulla nutrizione. E sembrerebbe dire, ma perché proprio sulla nutrizione? Perché ovviamente è uno dei problemi importanti ancora adesso e per certi versi drammatici. Ci sono diversi aspetti con cui guardarla. Innanzitutto la domanda alimentare, che cosa è cambiato? Beh, è cambiato notevolmente. Negli ultimi 40-50 anni c'è stato un aumento consistente della domanda alimentare, di nutrizione, di alimenti, di consumi per certi versi. Questo a livello complessivo, globale, come si dice, mondiale, di tutti i tipi. Sicuramente è aumentato notevolmente il consumo di carne, il bisogno, il consumo, la richiesta. Apparentemente questo sembra dir poco. Da un punto di vista, se uno lo guarda con sguardi diversi, se io faccio l'economista lo vedo in un certo modo, faccio il veterinario in un altro ancora, a seconda della mia professionalità o del mio modo. Se lo faccio dal punto di vista medico, penso sì, certo, il consumo di carne, il consumo di tante proteine, può portare a insufficienza renale, può portare a tante altre cose, via via di questo passo. Ciascuno lo vede a modo suo, col suo interesse e il suo sguardo. Però da un punto di vista di che cosa ha voluto dire nel sistema grande mondiale, ha voluto dire, innanzitutto che è cambiata una catena, che è quella produttiva, ma è anche quella della trasformazione, che è quella della distribuzione, che è quella che per esempio si sono creati, il discorso della Coca-Cola prima non era casuale, prima non esistevano i soft drink, adesso ce ne sono i 10.000 tipi, bisogna soddisfare e creare il mercato con tutto quello che questo comporta, gli snacker che prima non c'erano, adesso ci sono i snack di tutti i tipi e via di questo passo, mercato. Il mercato però che cosa ci fa vedere? Perché quell'immagine della Coca-Cola in Amazzonia? Ma fondamentalmente perché cambia la cultura, cambia il modo. Cioè quello che è il paese con scarse risorse vuol copiare quello a grandi risorse. La Coca-Cola ci deve essere per tutti, il McDonald's deve esserci da tutte le parti, anche nei posti con scarse risorse. Non ci sono priorità, non ci sono scelte prioritarie, o se non altro queste sono indotte. Uno dice è il mercato che le induce, benissimo, ma vuol dire anche cambiare completamente quel villaggio, in quelle palafitte, fondamentalmente cosa cambia? Vuol dire cambiare la cultura, cambiare la tradizione, i modi di vita, ma che si sono trasmessi per secoli e tradizione. Insomma. L'altro è che cambia completamente la realtà. Era un po' la riflessione che facevo mentre parlavate dei comuni, che vuol dire anche cambiare l'urbanizzazione, vuol dire cambiare proprio la cultura, mettere insieme gruppi, popolazioni, ma anche appunto comuni, realtà, vuol dire cambiare abitudini o cercare nel tempo. Nelle aree metropolitane è quello che cambia, cosa vuol dire attorno alle grandi metropoli, gli ipermercati, o grandi metropoli, grandi centri urbani, i famosi ipermercati in cui c'è di tutto ma non c'è nulla, in cui la gente va a passare la domenica, in cui i posti, i luoghi non luoghi, no, vengono detti, ma che in realtà cambiano completamente, cioè cambia la nostra anche modalità e modo di vita. E quindi globalizzazione ha a che fare con la cultura. Pensate che cosa questo cambiamento dell'alimentazione che cosa ha portato? Tutti adesso tutti sono per combattere l'obesità, ma non è combattere l'obesità o prevenirla, a seconda come si dice. Però c'è l'obesità, ci sono i sovrappeso, ci sono gli obesi, sono milioni, miliardi di persone in eccesso di. Ma non è un problema di eccesso, è un problema anche di mal utilizzo, non tanto del cibo, ma di risorse.
È vero che la produzione di risorse genera occupazione, risorse, cambio, ma il PIL, ma chi ne beneficia di tutto ciò? E allora questo è il problema della vera sfida sulla globalizzazione. Se uno pensa solo che quanti sono i milioni di bambini sovrappeso e questo che cosa comporta, non solo gli adulti che hanno una limitata aspettativa ormai di vita, ma pensando ai bambini, vuol dire che anche la cultura, ma fondamentalmente l'educazione, l'esempio, l'investimento nel proprio e nel altrui futuro è limitato. 21 milioni di bambini sono sovrappeso nel mondo, ma c'è anche l'altro versante. Quanti sono? 200, la stima, milioni. Poco importa che siano 200 esatti, dà l'idea delle dimensioni di bambini che sono malnutriti e sottopeso. Allora, sono due estremi di un effetto globale, ma che non è globale perché è qua, è a Ivrea, come a Milano, come in tutti, ma è ancora più marcato in alcune aree, a fronte di altri milioni, 800, quelli che sono, poco importa, dimensione enorme, che soffrono la fame. Cioè, per cui a fronte di questi estremi, di eccessivo l'obesità, eccessivo utilizzo, malutilizzo di risorse, investimenti sbagliati per certi versi, al fine del bene comune, dobbiamo pagare questo. Dobbiamo pagare la malnutrizione. È una malnutrizione per di più molto caratteristica, al di là che si vedano, il rosso sono le donne, il blu sono in azzurro sono i maschi. È interessante come vedere, e qui poi il nord e il sud del mondo, ma poco importa, c'è un aumento costante, ma c'è un aumento marcato e direi quasi parallelo, anche se a livelli diversi, tra nord e sud del mondo. Cioè aumentano gli obesi nel sud, dove mancano le risorse, c'è qualcosa che non funziona. Aumentano molto di più, per esempio, nelle donne che non negli uomini. E quindi sono queste distorsioni che ci porta questo frame, questo contenimento, questa scatola in cui siamo tutti dentro e che la chiamiamo globalizzazione. Aumento vuol dire, rimanendo sempre sul cibo, sull'utilizzo di risorse, insomma, uno dice ok, diabete, sono molti che ne soffrono, diabete prima era una malattia, non dico rara, ma meno frequente sicuramente. Che cosa stiamo vedendo e qual è la previsione tra qualche anno? Che c'è un aumento consistente nel sud del mondo, dove il diabete non esisteva, dove non perché non si andava a misurarlo, ma perché non rientrava tra le malattie di quella popolazione, perché è molto legato al tipo di dieta, molto legato al tipo di nutrizione, aumenta, raddoppia. E quindi questo porta non a un benessere, ma è uno sviluppo che paga e che costa, a noi, ma a loro stessi in questa situazione. Guardate cosa è successo in Cina. Diabete. Cinesi per definizione erano la popolazione di riferimento per un particolare per la dieta, ma anche geneticamente, per essere immuni da diabete. Vedete cosa è successo nell'arco di 30 anni. Lo sviluppo economico della Cina, il cambiamento sostanziale di ogni modalità, non ultimo quella di nutrizionale, di alimentarsi, porta a questo. Cioè porta a una, non tanto medicazione, ma a uno star male, a un aumento di malattie. Cioè quello che tu paghi in realtà su benessere che non è loro, non rientra nella loro tradizione. È la stessa cosa quando si va a vedere, qui ho preso il tumore alla mammella per dire una cosa che uno non pensa mai, ma fondamentalmente si muore di tumore anche nel sud, si tumore anche nel sud del mondo, anche in Africa, con scarse risorse, con scarsa terapia. Ma che cosa sta succedendo? Certo, se uno lo va a vedere, ma c'è un cambiamento enorme, perché anche nel sud del mondo, non solo, ma la quota poi, perché le risorse non ci sono, di cura, è che chi poi contrae una malattia tipo questa, non solo muore prima, ma muore molto di più che non nel nord.
perché ho preso il tumore alla mammella? Ma perché fondamentalmente ritorna come il diabete o come l'obesità nei bambini, in una realtà di sguardo in prospettiva, in lontananza, guardando a quel discorso del futuro, che come rispondono? Allora, le grandi agenzie internazionali lanciano proprio questa, ed è un po' il punto, sembra di dire quasi dire dell'ovvietà, ma fondamentalmente è che l'investimento, se non viene fatto per il genere, in questo caso donna, e per i bambini, il futuro non c'è, è molto casuale, diciamo. Questa qui è una scelta che nasce, e qui da tante cose. Se qui vedete, guardate solo il rosso, questi rossi, dove si muore di più per il parto, queste zone. Ma se si sopravvive al parto, si muore nel primo anno di vita. Se si sopravvive al primo anno di vita, nei primi 5 anni di vita, dove si muore? Si muore sempre di più lì, sono gli stessi paesi. Una lettura di questo genere vuol dire che ci sono intere nazioni, non dico i villaggi, intere nazioni, che così facendo hanno poca prospettiva, hanno scarsa prospettiva di vita. Sono quelle nazioni magari in cui è più intensa la lotta armata, i conflitti armati, ci sono altri, sono quei posti in cui l'aspettativa di vita è già bassa. Cioè ci discute di nazioni che con questa proiezione, facendo le proiezioni, hanno poca, scarsa possibilità di sopravvivere. Devono per forza aumentare e chiudersi, il discorso dei comuni di prima. Lì qui saranno costretti, perché altrimenti scompaiono. È la storia dell'HIV, la storia dell'infezione dell'HIV. Pensate al Malawi, pensate che cosa ha portato. Il non avere i farmaci a disposizione per curarli ha voluto dire interi villaggi completamente spazzati via, in cui non c'erano più risorse, in cui non c'era più popolazione, perché prima sono stati i maschi, poi sono state le donne, ma subito dopo i bambini, quindi interi villaggi scomparsi. Alcune guerre che ci sono, tribali cosiddette, ma sono guerre per occupare spazi vuoti anche, non solo, poi ci sono poi chi ovviamente... ci sono risorse naturali che ovviamente interessano anche a molti altri, ma su popolazioni e realtà che non ci sono. E questo qui è l'effetto della globalizzazione. Se uno guarda rispetto a prima, diceva sì, sono confinati in alcuni posti, ma se noi guardiamo il tasso, cioè quanti bambini muoiono sotto i 5 anni, sicuramente nel mondo c'è un benessere, diminuiscono, non si muore più, del resto lo abbiamo visto noi, se noi pensiamo solo a cosa succedeva 50 anni fa da noi, senza andare troppo lontano, è aumentato. Però se noi guardiamo l'incremento di anno in anno, a fronte di un incremento costante negli anni 80, negli anni 90, dal 2000 a 2003-2004, ma non è poi così. Ci incomincia, scende, aumenta un po', poi... E negli ultimi anni addirittura si sta riducendo, cioè quello che si sta guadagnando, cioè si muore molto di più, c'è più bisogno di... Cioè tutto quello che si è acquisito lo si sta via via lentamente perdendo. Dove? Questo qui l'ho scelto un po' pensando a voi, al vostro target, alla vostra associazione, perché è importante, qui così è un giochetto per dire sì, si sa, che si sta meglio dove c'è più, dove già si sta bene, fondamentalmente, dove il reddito è maggiore, e questo lo dice leggendolo in verticale. La speranza di vita è più lunga, la mortalità infantile, i bambini sopravvivono di più, le mortalità materne sono più rare. Questo è vero, però non è sufficiente, perché a parità di benessere si vede che si muore di più. Le donne muoiono di più, i bambini muoiono di più, prendiamo la morte come esempio, ma insomma, la speranza di vita è minore se è un paese ad alta benessere, ma anche democratico. Altrimenti puoi avere tante risorse, puoi essere ad elevato reddito, ma se non c'è democrazia, partecipazione, gestione in comune,
le prospettive di vita, ma non solo la speranza di vita, è inferiore. Quindi non è solo un problema di reddito, non è solo un problema di dove siamo messi, è un problema di partecipare attivamente alla propria e all'altrui vita. E questo non è così scontato nella globalizzazione, perché vuol dire partecipare, vuol dire una collettività sempre più grossa, ma ciascuno a partire dalla propria. Il benessere passa di lì. Questo qui era un po' la situazione, ma è rimasta tale, lo vedremo. Nel 2000 che cosa succede? Le Nazioni Unite lanciano questa iniziativa, benessere per tutti nel prossimo millennio, questo qui era più o meno, 191 stati in una sessione delle Nazioni Unite dicono da qui al 2015, quindi vuol dire adesso ormai, bisogna fare qualcosa. In particolare, e qui scelgono per alcune delle ragioni che vi ho fatto vedere, target, bambini e donne, ma devono ridurre, si deve ridurre il numero di malattie, si devono ridurre la povertà, la fame, tutte grosse temi poi politici, ma con indicatori ben precisi, dando per scontato che si individuano 8 punti, ovviamente poi declinati in vari contesti, in cui intervenire, cioè l'assemblea, la partecipazione delle nazioni, l'unità delle nazioni, diciamo così, deve combattere questi e migliorare in questi 7 grossi punti, in cui c'è l'ambiente, c'è lo sviluppo umano, è compreso la parità tra i sessi, l'educazione, tanti di questi grossi temi che poi devono essere declinati. Beh, si è arrivati, siamo al 2015, il report di valutazione 2011 che cosa dice? È stato fatto qualcosa, vedete, tra i più e tra i meno, quello che però abbondano i meno piuttosto che i più, cioè molti sono rimasti dei desideri, alcune cose, gli investimenti fatti non sono stati sufficienti, per cambiare il corso, cosiddetto, ci vuole ancora più, ci vuole tempo, tante sono le difficoltà e in particolar modo se noi prendiamo il discorso, il target bambini e mamme, vediamo che i vari obiettivi, c'è una differenza enorme, non tutti i paesi li hanno raggiunti, qualcuno ha raggiunto un obiettivo, qualcuno ne ha raggiunto un altro, degli 8 obiettivi molto pochi, solo 9 paesi sono riusciti a toccare, a modificare qualcosa in entrambi, che è molto poco. Tanto più pensando, adesso poco importa entrare nel dettaglio, che per le due cause, le cause di morte delle mamme e le cause di morte dei bambini, gran parte di queste è tutto prevenibile. Cioè non sono situazioni che non potrebbero essere affrontate. E quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che nella ridistribuzione, nella partecipazione manca e deve essere fatto. Perché tutto questo in realtà, o gran parte di quanto succede, è largamente prevenibile. Non è pensabile che usando Marmot, ma fondamentalmente, che ancora oggi la speranza di vita vari molto, in cui appunto tra Giappone, qui Sierra Leone e non ci parlava ancora di Ebola, la distanza fosse un bambino che nasce ha già 48 anni, già al momento in cui nasce, di aspettativa, sa che sicuramente vive 48 anni meno del suo coetaneo giapponese. Questo è l'altro modo di leggere, perché altrimenti non ci si capisce, perché se i giapponesi hanno una durata di vita che è attorno, maschi c'è poca differenza, ma sono attorno all'89 anni, ecco, bambino che nasce in Sierra Leone fondamentalmente ne ha meno della metà e quindi già nel momento in cui nasce. Questo. L'altro, senza andare lontano, oppure il discorso degli aborigeni, quindi vivono tutti nella stessa realtà, in condizioni diverse, adesso addirittura
trasportati dalle periferie nelle grandi città, perché c'è questo flusso di aborigeni australiani nelle varie Auckland o nelle varie città, con una differenza enorme in qualsiasi caso di prospettiva di vita e di aspettativa di vita di 20 anni. Quindi anche il discorso già di dove vengono spostati e come si portano dietro tutte queste cose. Che cosa ci dice? Ma che le diseguaglianze, l'iniquità, Marmo chiama giustizia sociale, ossia, cioè, grandi sono le sperequazioni e le differenze in questo mondo globalizzato. Cioè la globalizzazione è non altro che sinonimo di iniquità, di diseguaglianze, di differenze, diciamole così, molto generali. Che cosa oggi l'Organizzazione delle Nazioni Unite dice? Siamo arrivati nel 2015, non siamo riusciti a fare quello che ci eravamo ripromessi. Bah, il problema non è tanto del farlo, è che non ci siamo riusciti perché manca la sostenibilità delle nostre azioni, che non è solo denaro. Per cui lanciamo un nuovo programma. Nuovo programma 2015-2030 è lo sviluppo della sostenibilità. Abbiamo già detto che cosa fare, il problema è chi le sostiene e come sostenerlo. È un po' come l'Organizzazione Mondiale della Sanità quando dava le indicazioni, salute per tutti, nell'anno 2000, poi 2005, poi ha detto 2010, poi ha detto no, non andiamo avanti più così, diciamo, no, prima era per il nuovo millennio, ancora, adesso parla salute per tutti per il 2030, però è un continuo rilancio di tentativi di cambiare. Che cosa, si vede male, ma fondamentalmente da cosa dipende la salute e perché fare tutto? Per dire che fondamentalmente non è solo qualcosa di sanitario, tu curo, di medico. Ha a che fare con le condizioni socio-economiche, con gli stili di vita, con la situazione sociale, tutto, è l'insieme di. In genere come si risponde? Ma ci sono adesso, ciò che è vicino e ciò che è lontano, i determinanti, questo è un po' più un linguaggio da politici, nel senso che è più facile lanciare i programmi di prevenzione, costano meno che non intervenire. Se io devo cambiare, come ho fatto vedere, che nelle condizioni di vita devo cambiare il reddito, incidere su capitale sociale, fare queste cose qui che mi costano, sono impossibilitato, tanto più se ho una scadenza di 3 o 5 anni al massimo, ho bisogno di risultati subito, è più facile mettere in piedi una campagna di prevenzione, quello che succede, prevenzione contro il morbillo, finisce la campagna, ho investito, non importa, non è servito a nessuno, perché 2 anni dopo aumento il picco di morbillo perché non ho sostenuto. Lancio la campagna HPV alle 12enni, come è stato fatto, pago milioni di euro prima ancora che venga addirittura approvato il progetto, non viene fatto nulla, vengono pagate tutta una serie di... Ecco, queste. È più facile fare questo che non mettere in piedi reti, informazione, informazione capillare, coinvolgimento dei cittadini e via di questo passo. A volte è più facile farlo lontano, questo è un altro intervento, nelle Filippine, i 3 punti essenziali, educazione, trattamento, sport anche per dire, però tutto quello che in genere viene fatto in ambito della collaborazione poi deve avere una sua ricaduta qua. Perché deve avere una sua ricaduta? Perché se prendiamo sempre il discorso del benessere del bambino, qui sono sparsi a seconda del reddito del PIL pro capite, chi fondamentalmente sta meglio non necessariamente vive in paesi ricchi. Vive dove? Vive in quei paesi in cui la ridistribuzione, la partecipazione, l'equità, diciamo, è maggiore. Per cui si sta molto meglio e si muore meno in Finlandia che non negli Stati Uniti, a parità di condizioni. E questo lo dice lui, la ridistribuzione è più piccolo, certo, ma è ridistribuito in modo diverso. E quindi
non è solo il problema di reddito, non è solo il problema dei soldi, per dire, che fanno, qui sto dicendo un'ovvietà, ma è diverso nel momento in cui la si deve ridistribuire. L'altro, per cui l'effetto è che molto spesso il discorso è che sulla globalizzazione un altro punto in cui viene detto è sì, la globalizzazione perché insomma mette insieme paesi poveri con paesi ricchi. In realtà non vengono messi insieme per nessun, vengono neanche accostati, anche perché la povertà non è dei paesi poveri e non è esclusiva di un paese o di un altro, anzi è intrinseca e lo vediamo anche noi. Una degli aspetti per parlare di salute è però un aspetto poco affrontato, ne si parlava prima invece, sulla formazione anche del personale dei paesi con scarse risorse. Che cosa vuol dire? Ma fondamentalmente la globalizzazione consente di muoversi, consente la possibilità di informarsi, di formarsi, di studiare, meno a volte di ritornare poi nel proprio paese. E quando si torna in modo diverso. Chi rimane molto spesso non acquisisce gli strumenti o non ha disponibilità. Questo qui è il tipico caso, questo è uno studio recente fatto in... recente perché è stato replicato questo qui, nel Laos, in cui su una malattia come l'epilessia, gran parte dei medici andavano a dire che era una malattia trasmissibile, come se fosse una malattia infettiva, praticavano di dire no, che non poteva lavorare, i malati epilettici devono essere allontanati dalla famiglia. Allora tutte situazioni che nulla hanno a che fare con le conoscenze, con la medicina, con la realtà e con le conoscenze, ma che rimandano a quel lato che è il culturale, formativo, che molto ha a che fare. L'altro, questo qui in Kenya, perché questo qui era un gruppo di bambini con tumore, come mai non venivano seguiti, come mai abbandonavano la terapia? La cosa più ovvia, perché i loro genitori non avevano i soldi per pagare la terapia, che era una parte, ma l'altra no, la maggioranza di questi è che non avevano la possibilità di recarsi in ospedale, cioè di andare in ospedale perché distanti da, perché non avevano i mezzi, per andare a ritirare i farmaci, per portare il bambino che era già in terapia. Quindi a fronte di questi modelli, elementi di diseguaglianza che nulla hanno a che vedere col reddito pro capite. Ma non c'è bisogno di andare in Kenya, non c'è bisogno di andare in Laos. Questa è la realtà italiana, europea. Una delle condizioni estreme, che è quella della deprivazione, è un modo diverso di leggerlo. E tutti i bambini stanno bene, gli adolescenti stanno bene, noi stiamo bene, ci manca sempre qualcosa. Uno dei modi è dire, ma ci viene sottratto qualcosa, non ci viene garantito, perché poi questo è l'altro problema. Stilati 14 punti essenziali di diritti, fondamentalmente, di quello che vuol dire per un adolescente, bambino e adolescente, essere garantito, e qui non mi sembra, se riuscite a leggere, che ci siano delle cose molto stravaganti, sembrerebbe il quotidiano da garantire, no? Garantire della frutta, della verdura, 3 pasti al giorno e via di questo passo, insomma quello che penso che ciascuno a casa più o meno garantiamo, beh, vedete che tipo di graduatoria esce, e almeno l'Italia è seconda solo dopo la Grecia per diritti negati, per avere una quota maggiore di bambini in deprivazione. Che non è poco, cioè sulla Grecia uno può aggiustare e giustificare in tanti modi, no? Le default varie e tutto, ma spiegate che cosa cambia tra l'Italia, l'Estonia, tra l'Italia, la Slovenia, l'Italia, Cipro, insomma, questo senza andare su, c'è un quote considerevolmente di 14 ovvietà che tutti penso
pensiamo di garantire a casa nostra e invece non è così. E non è infatti così. Perché? Perché la povertà in Italia, e stiamo parlando di povertà relativa, investe qualcosa come il 13-14% dei bambini italiani, che vuol dire 17-18 secondo i dati Istat della fine dell'anno scorso, dell'anno scorso, del 2014, 18.4 famiglie su 100 sono in povertà. E quindi ancora una volta non c'è bisogno di andare lontano, la globalizzazione non è lontana, l'effetto della globalizzazione. E qui questa è una delle attività a cui partecipiamo, perché poi molti non lo sanno, ma l'Italia è una delle nazioni sotto osservazione dell'ONU per i diritti all'infanzia. E uno dice, ma come mai? Evidentemente non basta sancire o sottoscrivere una convenzione, e del resto quelle 14 elementi semplici ce lo dicono. Beh, è questo il rapporto che ogni anno, siamo arrivati al settimo rapporto, adesso siamo in corso a fare l'ottavo, in cui il terzo settore in Italia che si interessa di salute, ma fondamentalmente delle famiglie più che e non solo dell'infanzia e dell'adolescenza, stiliamo di anno in anno per vedere che cosa i vari governi stanno facendo per sopperire a questo, con diversi punti, non solo della salute ovviamente, ma noi curiamo la parte sulla salute, di tutti i suoi aspetti, e questo per dire che ancora una volta i più poi non lo sanno. Ma del resto è comprensibile, perché se il 13% dei bambini vive in povertà, il 18% delle famiglie in povertà, da qualche parte i diritti devono essere negati, o c'è qualcosa che manca. E qui volevo fare un esempio, magari un po' più semplice, pertinente, ma per dire il diritto alla salute dove passa poi. Se noi prendiamo il discorso dei farmaci a cui non viene negato a nessuno da noi, questo qui è un modo per vendere il farmaco, qui siamo in Nigeria, è un punto cruciale di tutto il mercato internazionale oltretutto, e questa qui è una farmacia ambulante, e uno va lì a scegliere i suoi farmaci. Certo, noi abbiamo un problema di qualità, la sicurezza, quanto dobbiamo pagare, come, poco importa. Questa è una farmacia invece in un altro sistema sanitario avanzato, Cuba, recente oltretutto, e già vedete che cosa vuol dire una farmacia in una realtà in cui il diritto alla salute è garantito rispetto a una delle nostre farmacie, per dire due realtà molto vicine anche come sistema sanitario garantito. Il problema qual è? Ancora una volta, per tornare al discorso della globalizzazione e capire che cosa è essenziale e che cosa no, che cosa è prioritario. Cosa è prioritario per me, ma cosa è prioritario per tutti? Cos'è essenziale? Cosa bisogna garantire? E allora è difficile rispondere alla globalizzazione o che cos'è, perché bisogna vedere che, insomma, a quale società aspiriamo, che idea abbiamo di società, di comunità, perché altrimenti ciascuno risponde con tanto o risponde con niente, a seconda di, e quindi le differenze si amplificano. E qui vi porto un esempio di questi giorni, così il New York Times, qui siamo in un'area un po' dedicata, ma che è un modello interessante. Farmaci, costo dei farmaci, i prezzi. Porto l'esempio del farmaco pensato che è in un ambito della salute, ma che non ha nulla a che vedere. Il prezzo, i farmaci sono come lavastoviglie, come lavatrici, i criteri sono gli stessi, è mercato. E questo è un esempio. Gli americani si pongono il problema, questo è il New York Times del 14, si pone il problema e dice, ma perché noi negli Stati Uniti a parità di farmaco dobbiamo pagare il doppio di un farmaco venduto a Parigi?
prezzo per lo stesso farmaco costa il doppio, stessa scatoletta. E loro sembrano di fargli ignori e dire come mai, cioè come si chiedono, come se fossero fuori da leggi di mercato. Però la domanda è importante, per questo riguarda anche noi. Perché un farmaco, ma perché una lavatrice, la stessa, identica, costa in modo diverso tra noi e i francesi, anche in questo caso è la Francia? Cioè, quali sono le leggi che fanno sì, se i diritti sono comuni, se le barriere non ci sono, se, cosa fa sì che cambi così notevolmente? È talmente assurdo, per dare l'idea a chi non è addentro nel mondo sanitario e sulla parte economica, che cosa sta succedendo adesso? Sta succedendo che si stanno ponendo, sono stati immessi sul mercato nuovi farmaci per l'epatite, in particolar modo epatite C, di cui non c'era trattamento, ci sono questi farmaci, che costano notevolmente, perché sono solo in 2 o 3 a produrli. E costano tanto, tanto è vero che sul mercato, questo è un esempio, è stato introdotto il primo nel marzo dell'anno scorso, costava $84,000, 12 settimane di terapia, $84,000. Cioè, chi può permettersi $84,000? E all'inizio del mese, cioè a dire il vero settimana scorsa, è arrivato via via, come vedete, continua a crescere, arriva è toccato fino a 110.000, cioè a $101,000. Chi paga cosa? Allora, il problema del sistema americano, c'è cioè un sistema prevalentemente assicurativo, ma non è così, non tutti, perché poi c'è una quota che non è. Ma lasciamo perdere il sistema americano. Da noi che cosa succede? Che è garantito a tutti. Questi qui sono gli unici farmaci sicuri, dimostrati efficaci. La Lorenzin, nella sua ingenuità, forse stupidità, dice non c'è problema, garantiamo noi, ignorando quant'è il costo, ignorando tutta questa cosa. Il problema di fondo cos'è? Ma chi decide questo? Chi decide il costo? Chi ha il potere di, e stiamo parlando di salute? Allora che cosa è? Nella globalizzazione, qual è l'esempio in questo caso? Che si è trasformato il mondo. Questo lo pongono gli americani. Nel momento in cui, se vi ricordate la storia dei farmaci contro l'HIV, quando gli africani non potevano trattare perché non c'avevano i soldi, quando Mandela e Sudafrica fece la battaglia contro i TRIPS, che sono le regole del mercato, per dire, per salvare noi dobbiamo, e anzi lo produciamo noi, poi lo producevano gli indiani. Questa è la stessa cosa, soltanto che si è ribaltato, che adesso i soldi non ce li abbiamo noi per pagare questi. Non è più il caso del Sudafrica, non è più il caso dell'India, questo è il caso di tutti noi, nord del mondo, che non abbiamo i soldi su prezzi stabiliti in un mercato che è assolutamente assurdo. Questa è la globalizzazione di oggi. E qui, poi posso anche chiudere, ma per dire, nell'assurdo di tutto ciò è che si assiste sempre più in un ambito di definizioni, che le politiche sanitarie, perché poi la globalizzazione è questo, alla fine, è fatta da sprovveduti, ma neanche poi tanto, molto improvvisatori, ma che giocano. Improvviso, ciascuno dice la sua, ciascuno mette la sua pianificazione, il suo intervento, il suo jogwax nell'ambito della sé, ma con scarsa strategia, non c'è lungimiranza e quello che è ancora più, non c'è partecipazione, forse responsabilità. C'è una frase molto bella di Stefano Rodotà, come la globalizzazione attraverso i diritti, non attraverso i mercati. Che dice un po' tutto, insomma, i più noi leggiamo e parliamo di globalizzazione pensando al mercato, pensando ai soldi, ma non è così. E chi può partecipare, chi ha diritto, chi ha voce oltretutto. Concludo, vi faccio vedere due o tre fotografie ancora sulla globalizzazione, perché è difficile pensare
al contesto, ma se non si hanno idee di com'è il mondo, di che cosa stiamo parlando. Vabbè, questo qui siamo a 25 anni quest'anno, passati improvvisamente per una sebrezica, vivere situazioni di queste, come questo tipo. Questo qui, guardate questa foto, ripresa. L'ho ripreso con un intervento per dire guardate che cosa succede, a che cosa porta l'intervento, la guerra. Ci sono case che non sono toccate, ma quelle vicine sono completamente distrutte. Cioè queste selezioni no? Chirurgiche, cosiddette, no? Che dicono non solo di odio, ma fondamentalmente di che cosa stiamo parlando, di che globo, di chi globo si parla e con quale cause. Altro intervento, un progetto che avevamo a Potosì, posto delle ex miniere, e in cui lì la dice lunga, insomma, in queste miniere abbandonate in cui vanno alla ricerca ancora di tesori che non ci sono, che cosa? I disperati. Sono disperati e sono migliaia che ogni giorno si buttano giù coca e benzina per dargli a potenziare oltre alla calce, in condizioni assurde di vita. E, questo è un altro estremo, uno di quelli che vi facevo vedere. Allora, insomma, poco importa, insomma, c'è una, la globalizzazione un po', adesso qui l'ho scritto in un modo un po', ma per dire che è un po' un'idea, ma bisogna, è una ferita, parlo di ferita in un ambito medico, insomma, bisogna unire ciò che è diviso, bisogna unire ciò che, per far ciò bisogna dare opportunità, le risorse devono essere ridistribuite in modo anche nuovo, fondamentalmente però ci vuole partecipazione, ci vuole riconoscere l'altro in un ambito di collettività, ecco. Forse una rilettura in questo genere della globalizzazione ha a che fare con lo star bene e quindi con la salute, non intesa come malattia, sì, malattia no, ma un insieme di. Mi fermerei qui, perché mi sembra che poi ne parliamo. Beh, sicuramente non sono mancati gli stimoli e le riflessioni, perché ha risposto perfettamente alla domanda. Lei cita Rodotà, noi potremmo citare Bonatti da domani, nel dire la globalizzazione è ovunque. Insomma, questa definizione è veramente molto caratterizzante il problema e il fenomeno. E vorrei porre due quesiti, uno più generale, l'altro più personale, quindi proprio così a diario di bordo. Ecco. Se è ovunque, ci verrebbe da dire, ma allora c'era un vecchio slogan degli anni, qualche decennio fa, agire localmente e pensare globalmente, no? In che misura potremmo noi, lui ha fatto vedere una serie di parallelismi molto interessanti, obesità e denutrizione, che sembrano quasi le due facce speculari di un mondo che non ha in questo senso un senso logico, ma sta rotolando per inerzia o per volontà che stanno fuori dalla democrazia e da una sorta di solidarietà anche fra le genti. Quindi in che misura potremmo noi, se la globalizzazione è ovunque, con comportamenti agiti qui, nei nostri contesti, non solamente quando si va in quelle aree del mondo che lui fotografando ci ha portato, potremmo dare un contributo a invertire un trend, a creare comunque dei presupposti affinché ci sia un diverso approccio di partecipazione, appunto. Quindi non delegare ad altri azioni riparatorie. Quella ferita potrebbe anche vedere i nostri gesti quotidiani di consumatori, di cittadini, di scelte politiche, di scelte educative. Quindi no, declinando i nostri comportamenti, quando hai un carrello della spesa, probabilmente in quel carrello vai ad agire pro o contro questo modello di globalizzazione. Quando apparecchi tavola, quando cucini, quando lavori quando viaggi per la strada, comunque il tuo comportamento non è mai costo zero. Inciderà in positivo o negativo verso quel modello o contro quel modello. Quindi una risposta, se c'è comunque una riflessione nell'agire qui rispetto ad altri contesti. L'altra invece privata è come si sente quando va in quei luoghi del mondo e da uomo bianco,
quando si sa che molte scelte che caratterizzano quei destini in parte stanno dentro a scelte fatte in questa parte del mondo. Cioè noi dal nord andiamo nel sud del mondo, e in che misura si riesce a coniugare, no? Quel senso di voler dare una mano e quel senso di colpa quasi, di appartenere a quella regia che in qualche misura ha dettato questi destini. Poi sono anche temi su cui si può intervenire. Sul primo sì, ma è l'effetto della globalizzazione, cioè l'effetto è proprio la definizione di globalizzazione, nel senso che è un modo di vita, di vivere, ciascuno è globale, porta dentro tutto, quindi vuol dire andare a fare la spesa in un modo, ma fondamentalmente comportarsi in un altro, no? Comportarsi analogamente. È un problema delle scelte, è un problema di avere, ma di dare anche le possibilità. In altri contesti avrei insistito molto di più sull'educazione, se fossimo stati in un ambito formativo di scuola, ma questo comporta i ruoli e le competenze, ma i doveri, perché poi c'è un problema di diritti, ma anche i doveri di cada uno, anche nella sua figura, nell'ambito delle famiglie, ma nell'ambito dello stesso lavoro quotidianamente. E quindi la prima parte è che la sua prima domanda è che fondamentalmente la globalizzazione è vicina, è ovunque, ma siamo noi gli attori di questa globalizzazione. E siamo noi partecipi, consapevoli o inconsapevoli, questo fa la differenza. Prima vi scusavate per le poche presenze, ma io giro abbastanza anche in questi aspetti qui, ma mi è sempre più difficile trovare pubblico numeroso, interessato. Questo non vuol dire, anzi, sono ben disposto, giro, vado e faccio e cerco di organizzare, ma per dire che è molto, è un effetto negativo della globalizzazione, ma ciò per questo non bisogna desistere, via via per far passare questa. È la ragione per cui insisto nel mio piccolo, poi, ma poi è un problema anche personale di scelte, quello di mantenermi qualche settimana, qualche mese, adesso non più, ma almeno qualche settimana. È molto contraddittoria la cosa, è un po' come chi fa volontariato, è inutile prendersi in giro, serve molto anche per te prima di tutto, anche perché se non sei se non acquisisci e non sei nella condizione di farlo, non puoi farlo su altro. Che l'hai fatto discorso di intervenire nella globalizzazione. O intervieni e fai nel momento in cui sei consapevole e hai anche strumenti e forze. È molto difficile, dicevo prima, i piccoli interventi, scelgo i piccoli interventi. Sono anni che non lavoro più per l'Organizzazione Mondiale della Sanità o per grandi agenzie anche di cooperazione. Perché si disperde molto, no? È meglio il piccolo che sul piccolo fa qualcosa che non, con tutte le sue difficoltà, alcuni in cui uno poi ci si trova e sei in una contraddizione, una delle ultime foto che vi facevo vedere in questa situazione lungo i fiumi in Ecuador, in cui appunto si vive su quelle palafitte, garantendo per esempio l'assistenza, le visite a bordo di queste barche, pagaiando, no? Per un giorno da un villaggio, un giorno in un altro e via così, che sembra molto così, un po' fuori dal mondo, uno si chiede ma che cosa serve, tanto più poi domani non ci sei tu, invece c'è un altro collega che va, ma non incide nulla perché non cambia nulla, il governo oltretutto è indifferente a tutto ciò, vai a fare qualcosa da missionario più che non per quanto laico, però ti dà la possibilità poi di raccontare, ti dà la possibilità di comunicare, ti dà la possibilità di far, cioè di acquisire strumenti e informazioni che danno ragione di essere qui, anche se siamo in 20, 30, quanti siamo stasera, penso e spero, il raccontare, il passare parola. Il fatto che non sia qualcuno che dà, cioè quel chiudere la ferita è che ciascuno deve chiuderla, prima con se stesso, poi con gli altri. E l'effetto di questa globalizzazione non consente tutto. E di là a guardarci come veniamo fuori? Di là a guardarci dipende.
Ho fatto vedere il pezzo di Potosì. Il Potosì, per esempio, è una delle storie, voi che avete anche una tradizione storica, politica alle spalle, Potosì è uno dei posti per gli italiani meno augurali. Potosì è uno dei posti in cui l'ospedale di Potosì, Potosì stiamo parlando di 4.000 metri, altopiano, uno dei posti più alti, difficile, in Bolivia. In Bolivia, in cui, per esempio, questo ospedale che è stato finito 10 anni fa, è stato costruito almeno 3 volte dal governo italiano. È uno dei tanti scandali italiani, dei tanti ministeri degli esteri italiani, ci sono passati tutti, tutti nel senso anche caratterizzati, tutti no, ma insomma politicamente, tanti, ecco. E quando sono andato, e così il primo incontro era su questo, in questo fatidico ospedale, dopodiché siamo nei villaggi, che è tutt'altra cosa. Ecco, come ti vengo, come vieni preso? Ti prendo per quello che fai, per quello che vai lì e hai dato. Ecco, lì così è stato difficile avere credibilità, ma è un problema di credibilità perché li hai presi in giro per anni, ecco, da altre parti no. È una domanda, è una risposta un po' così, ma era per dipende da che, come sempre, cosa fai, ma è quello che fai qui, né più né meno, insomma la credibilità che riesci a raccogliere. È la cosa, per esempio, dal giugno, da 20 luglio dell'anno scorso, ed è ancora per questa settimana, viene garantito alla stazione di Milano un servizio di visite pediatriche per tutti i bambini e le mamme che arrivano dalla Siria. Dalla Siria. È un'assistenza quotidiana che viene garantita, volontariato. Si va lì, abbiamo organizzato il gruppetto, andiamo sulle scale, c'è un angolo. Nessuno si fa carico, nessuno si fa carico di questo. E la cosa assurda è l'incontro con le autorità. Allora, si visita, si fa assistenza, si dà un po', un po' in collaborazione con Save the Children in questo caso, ma dice no, questo spetta, voi state lavorando sulle scalinate e questo dipende da Ferrovie Italiane, no? Da grandi ferrovie, adesso non mi ricordo più, insomma si è cambiato, per cui non spetta a noi. Il Comune dice no, se voi foste fuori, sotto il porticato, sì, è compito nostro. L'ASL dice no, non spetta a noi, perché questo qui è un problema di intervento sociale e noi sanitario, anche se il bisogno è sanitario. Ecco, per dire che cosa, cioè non c'è ancora una volta bisogno da dar lontano. Questi che arrivano dopo viaggi più disperati, e sappiamo perché arrivano alle 10 del mattino, arrivano alle 12 perché, e arrivano alle 14, e l'ultimo treno con cui arrivano è alle 18, perché sono quelli che arrivano dal sud, sono quelli che arrivano e sono quelli che hanno caricato dopo essere stati scaricati dai barconi. E quello lì è il primo incontro che hanno, dopo essere, perché scaricati dai barconi scompaiono a seconda di dove, e arrivano lì con quei treni, con quelle scadenze, e nessuno che se ne prende cari, organizzando con 2 o 3 volontari per l'arabo, per la traduzione, cioè ecco, queste cose qui, serve, forse non serve. Cioè, l'idea che ho io della globalizzazione è un'idea di facilità estrema nelle comunicazioni. Cioè, oggi, con i mezzi tecnologici che abbiamo, è possibile connettersi con tutto, con tutti, e sapere
delle condizioni dei vari paesi. Quello di cui abbiamo parlato stasera è un problema di povertà. Povertà che, a mio avviso, c'è sempre stato. Ricordiamo i bambini del Biafra, anni fa, quando ancora il problema della globalizzazione, intesa il problema della comunicazione, non c'era. Noi lo sapevamo perché alcuni reporter andavano e facevano le robe sul Biafra, oppure l'India. Io ricordo le grandi campagne di raccolta di denaro, eccetera, destinate all'India e in altre parti del mondo. Ecco, no? Per cui io poi non direi che tutto è colpa della globalizzazione. La globalizzazione ha fatto delle cose importanti, nel senso che la comunicazione, anche per i migranti che vengono qui, e loro hanno potuto, con la globalizzazione, sapere che ci sono delle scappatoie per loro, per cui magari ha aumentato la migrazione. Per cui non vedo io proprio dare la colpa tutto alla globalizzazione, ecco, no? Ci sono delle condizioni, oggi abbiamo bisogno di nemici per forza, una volta era l'Unione Sovietica che era nemica del mondo occidentale, oggi sembra l'Islam che invece è alle porte di un... Questo discorso ci informa tanto sulle condizioni che adesso esistono, reali, che ci fanno capire meglio la complessità delle cose che noi andiamo a vivere. Il problema della povertà esiste, il problema delle varie fasce di mercato con i prezzi che variano a seconda dei redditi. Questa qui è una pratica che tutte le aziende monopoliste hanno sempre usato. Noi avevamo qui all'Olivetti i listini, prezzi per le varie macchine, fatti per paese, per cui le ditte di automobili anche in Germania la Mercedes costa X, in Russia costa Y, in Italia costa Z, ecco, no? Cioè, non vedo il perché dare la colpa alla globalizzazione di tutto questo discorso sulla povertà che sembra che sia aumentata, mentre secondo me è diminuita, ecco, globalmente. Questo è quello che penso, ecco, no? Altri interventi? Così raccogliamo un po' di opinioni. In effetti, da quello che io leggo su riviste di economia, la globalizzazione sembra che abbia ridotto la disuguaglianza tra stati, mentre l'abbia aumentata all'interno dei singoli stati, per una serie di motivi che sarebbe lungo spiegare, ma si possono intuire. Quindi mi domando se veramente, come diceva l'amico Restivo, è la globalizzazione l'imputata di questa situazione, oppure è la globalizzazione che grazie alle migliori tecniche di comunicazione rende visibile sul nostro schermo televisivo, sui nostri giornali, fenomeni che già esistevano precedenti la globalizzazione. Non si conoscevano o c'era una minore sensibilità sociale dell'Occidente. Mi domando se i problemi che sono stati descritti sono problemi derivanti, sia pure modificabili, da una maggiore disponibilità delle persone che prima campavano con meno di un dollaro al giorno e ora campano con meno di 5 dollari al giorno, oppure sia una qualcosa di diverso,
credo che non si possa generalizzare, credo che bisogna anche esaminare i singoli governi come si sono comportati. Per esempio, io leggevo che la Nigeria per l'Ebola è riuscita, da quanto ho letto naturalmente, non ho fatto ricerche personali, è riuscita a bloccare questa epidemia in maniera molto più efficace di altri stati intorno. Non so se si possa troppo generalizzare. Il Messico ha creato ricchezze mostruose grazie all'amicizia di un imprenditore del campo delle telecomunicazioni, il signor Slim, che era amico del presidente, è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo, quindi a scapito dei poveri consumatori messicani. Quindi i meccanismi che agiscono sulla disuguaglianza sono tantissimi. Secondo me mi sembra troppo riduttivo descriverli agganciati alla globalizzazione. Grazie. No, io non volevo accusare la globalizzazione. Penso che la globalizzazione sia quello che ho detto, né più né meno. È sicuramente un fenomeno, una condizione, anzi, che favorisce le comunicazioni. Io direi qualcosa in più, che favorisce i rapporti, che è un'altra cosa. Rapporti. Il problema è, a fronte di questa possibilità, che cosa tutto questo ha comportato. Mi aspettavo o mi aspetterei che a fronte di barriere allentate aumentasse la comunicazione, aumentassero i rapporti, diminuissero le diseguaglianze. Invece aumentano. E allora è questo che non è la globalizzazione in quanto tale. Se la globalizzazione è qualcosa come strumento di aumentare i rapporti, anche di comunicazione, ma finalizzati a qualcosa. Ma se io lo penso come comunicazione di relazioni, relazionali, di rapporti, di comunità, questo mi aspetterei qualcosa di diverso. E fuori dubbio, per quello ho fatto degli esempi un po' forzati, un po' magari dati per scontati, ma neanche così, ma fondamentalmente perché deve costare in modo diverso? È fuori dubbio che ciascuno ha i suoi listini prezzi. Ma Schengen ci ha detto che non ci sono più le barriere, non ci sono più le frontiere con la Francia. E perché devo pagare lo stesso prodotto due o tre volte o un terzo rispetto alla Francia? È la globalizzazione che me lo consente. Io mi aspetto che l'effetto dei rapporti cambiati mi facesse sì che le relazioni cambino. Le relazioni. Vuol dire che qualcun altro che pensa per me si muove per me e mi offre il fatto che possa comunicare col telefonino, con la televisione, ma poi alla fine, quando vado al supermercato, è qualcun altro che decide per me. È questo la mia, non è la globalizzazione di per sé, è che la globalizzazione deve essere qualcosa di positivo, dipende da chi sono gli attori e chi sono coinvolti. Se i determinanti rimangono sempre quelli, c'è molto da fare. Se l'effetto, perché per cui presentavo quel discorso del ribaltamento negli Stati Uniti rispetto al Sudafrica prima, è la stessa situazione, cioè è l'opposto proprio, in cui il mercato non cambia perché le regole sono altre, ma sono talmente esasperate in un mondo globale, senza barriere ormai più, che quello che era un problema in Sudafrica è un problema adesso negli Stati Uniti, uguale, identico, diritto alla salute in questo caso. Quindi che cosa e come muoversi in modo diverso, come ragionare in modo diverso, sono in quell'ottica. L'altro è che talmente sono ovvie, le disuguaglianze c'erano già, ma si sono notevolmente accentuate. E sono le stesse, c'è la stessa accentuazione al nostro interno. Invece di favorire e di rendere più equo, le differenze sono aumentate.
La globalizzazione è questo, è anche questo. Il fatto che uno, il lavoro che prima faceva qui adesso lo fa da un'altra parte, accentua le diseguaglianze qui al nostro interno, ne favorisce da un'altra parte. Ma chi ridistribuisce? L'equità su questo. E sulla salute è tipico, insomma. Nessuno vuole che è colpa della globalizzazione, ma sono esempi in cui quella Coca-Cola, che cosa vuol dire la Coca-Cola nell'ambito della cultura, nell'ambito dei bisogni, al nord dell'Amazzonia, dà un'idea di quant'è la penetranza in un mondo globalizzato in quel caso. L'immagine ci arriva per effetto della globalizzazione, è quello che possiamo qui raccontare, le due o tre storielle, ma servono per dire, guarda, fino a poco tempo fa non potevamo farlo, se non dal giornalista che andava, il tizio che andava a raccontare, adesso è più semplice, ma io che cosa ne porto a casa? Qual è il beneficio? Qual è il beneficio della nostra comunità, della mia comunità, di tutto ciò? Sono sempre esistiti, no? Ho fatto l'esempio prima dei siriani per dire una cosa addirittura confinata e chiusa, che nessuno ignora e vogliono chiudere gli occhi, e chiudono gli occhi per non vederne. Eppure arrivano, è un effetto di globalizzazione anche quella, fino a qualche tempo fa non succedevano, non ci si muoveva, ciascuno era sempre più confinato nel suo. Cioè cambiano i modi, i tempi, le risposte che cambiano, per quello dicevo alla fine, forse bisogna trovare modi diversi per ricucire queste ferite, perché questo effetto no. Dopo di sé, pro o contro la globalizzazione, è indifferente, è un modo per porsi, ben venga, andiamo avanti. Della facilità di informazione, di internet, eccetera, quindi della pubblicizzazione di certe cose e di come, per esempio, la Coca-Cola arrivi in Amazzonia, ma non ci arrivino certi diritti. Non si potrebbe forse provare ad usare questi mezzi e usare internet anche? Invece di andare a chiedere a ASL o Comune di Milano, vedere di pubblicamente chiedere su internet e porre il problema per vedere se anche ufficialmente di fronte alla comunità virtuale danno le stesse risposte. Perché per esempio mi è venuto in mente mentre lei parlava dell'India e delle medicine e dei patents che sono abbastanza scandalosi, della sottoscrizione che Abbas ha fatto recentemente in occasione, credo, di un viaggio di Obama, mi sembra di ricordare, in India, perché c'è il tentativo di vietare la riproduzione a basso costo di medicine in India per dare alla popolazione che ha bisogno, e cosa che invece si vuole evitare da parte di chi detiene questi patents negli Stati Uniti a livello mondiale. Questo ha raccolto in un breve periodo di tempo milioni e milioni di firme online, che poi Abbas presenta, tutti forse sanno che cos'è Abbas, presenta a chi deve presentare e riesce anche sul campo a fare. Poi ultimamente, negli ultimi anni, questo tipo di lavoro sembra avere più successo, che forse perché le persone non devono andare, ma fanno il click e va. Però c'è poi un gruppetto ristretto di persone che fanno. Ecco, questo tipo di metodo potrebbe essere utilizzato, è stato utilizzato in queste cose di volontariato, che poi sono importantissime, perché lì a fare breccia. L'esperienza del mezzanino della stazione funziona perché c'è la internet, devo dirle, nel senso che siamo in 52 e si è formato col passaparola in internet, questo. Quindi vuol dire la forma per utilizzare
la comunicazione, forma di comunicazione per aggregare che funziona. Magari un gruppo già in sintonia, ecco, tra queste cose. Ogni forma è buona per aggregare, forse. Uno dei passaggi è che però bisogna essere partecipi, bisogna essere presenti, bisogna essere lì. La globalizzazione della comunicazione fa sì che però sia sempre più distante. Sul virtuale io smonterei molti pregiudizi, preferisco poco al pratico. Questo non dire non utilizzarlo, prendere distanze, tutt'altro. Può essere utile, è sicuramente utile, non basta, è uno dei tanti da mettere insieme, sono per approcci così pratici, ma anche multimodali, così diciamo che ci mette tutto. Sicuramente l'esempio di mezzanino è quello, non si sarebbe costituito, non così facilmente, e non per esempio con le scalette giorno per giorno, i turni e tutto, se non ci fossero state risorse. Aggregare anche altro. Altrettanto possiamo dire che però non abbiamo avuto risposte ufficiali dalle istituzioni utilizzando anche queste forme o altre cose. Quindi, passo la parola. Sì, è molto interessante la discussione che si è osservata, cioè processo di globalizzazione, se è causa è solamente strumento che permette di conoscere alcuni fenomeni già preesistenti. Turbolati mi ha messo in evidenza comunque uno, un'attesa disattesa, ci si aspettava che questa pacificazione dei rapporti determinasse anche un effetto di miglioramento concreto reale, che invece non si è verificato. L'altro elemento su cui riflettere è il benessere. Il benessere cos'è? Noi siamo meglio o peggio di 50 anni fa? Occorre riflettere su questi aspetti, perché quando 50 anni fa il diabete a Torino era trattato in un ambulatorio 4 sedie, oggi è un dipartimento. Se la Cina raddoppia e triplica comunque i diabetici in 30 anni, cosa vuol dire? O meglio, il benessere vuol dire comunque guarire dal malattio, non ammalarsi. E noi stiamo affrontando in questi tempi, in questa sede anche, tutto un approccio che sta portando slow medicine, fenomeno nuovo che porta a riflettere su una medicina sobria, rispettosa e giusta. Non è che tu misuri un benessere in base a quante risonanze magnetiche prescrivi. Quello può servire per incrementare il PIL, ma un'altra cosa comunque. Quindi sarebbe interessante, e la globalizzazione sarà un po' stimolato questa riflessione anche, capire quando un paese e una popolazione collettività sta bene, quali sono gli elementi determinanti che dicono questa popolazione qui vive con un suo benessere. Noi stiamo andando verso un sistema mesdomenistico e suggestivo come fenomeno, che poi è un altro aspetto della globalizzazione, comunque determina degli effetti a ricaduta. Noi stiamo richiedendo un numero di prestazioni sanitarie in modo esagerato, legate sia alla storia di vita che comunque si espone alla malattia, ma sia anche a esigenze per cui se io ho male alla spalla, vado al medico e l'atteso è comunque di fare degli indagini diagnostiche. Tra questa risonanza magnetica, che è dimostrato, non serve assolutamente nulla, però è una delle pratiche più diffuse e più inutili, tanto che è censita tra le 5 pratiche, praticamente le cattive pratiche, dichiarate, riconosciute dal corpo medico stesso. Allora, sarebbe interessante riflettere anche se questo tipo di modello che stiamo esportando grazie anche alla globalizzazione non va a creare anche altrove dei fenomeni che apparentemente potrebbero essere migliorativi, ma di fatto non lo sono. E comunque, il dato sul diabete in Cina, lo sapevo che era un problema non di questa portata, è impressionante se comunque noi riusciamo ad esportare anche certi modelli alimentari che poi creeranno a loro volta dei problemi di salute. Sicuramente e lì la globalizzazione di nuovo è la determinante di questo, oppure mette in evidenza il fenomeno con cui sarebbe generato. Vorrei essere insistente.
Io, lavorando parecchi anni in Unione Sovietica prima e in Russia dopo, ebbene, la russificazione dell'Unione Sovietica, a mio avviso, è avvenuta perché l'informazione e i rapporti tra cittadini russi e cittadini europei si è a poco aumentata e la russificazione che c'è stata senza sangue, senza rivoluzioni, eccetera, è un effetto della globalizzazione. Io ricordo che ancora c'era il comunismo, facevamo una grande trattativa con l'Olivetti e c'era della gente che a un certo punto si contorceva per il mal di pancia che aveva, e se mi aveva l'ulcera. Allora io ho chiesto, dico, ma perché fai così? Perché penso, dice, di avere un'ulcera, però qui non ci sono le medicine per curare. Allora io, tornato in Italia, ho fatto un giro di medici e mi sono fatto dare gratis il, come si chiama, adesso non ricordo, Ranidil. E ho portato queste scatole dicendo loro, come facevamo la trattativa, dico, guardate, io queste scatole non le ho comperate, per cui non ti sto facendo un regalo, ma le ho ricevute gratuitamente da alcuni medici. Questi qui poi hanno preso, hanno fatto bene, eccetera. Oggi il Ranidil viene prodotto in Russia, perché viene, sono state date le licenze e così. Per cui la vita lì è cambiata da così a così, dal punto di vista della libertà, dal punto di vista di tante cose. La seconda cosa, e poi finisco, la gente che viene qui come migranti, sappiamo tutti che ha portato un grandissimo, cioè, se oggi andassero via tutti quelli che sono venuti e hanno trovato un lavoro, sarebbe un guaio molto serio. Adesso non so in percento quanto sono, però questa gente sta molto meglio di quanto non stesse il proprio paese. Scusate, c'è una signora. Sì, ma forse non voglio questa roba. Comunque, sì, penso di avere una voce abbastanza scusata. Penso che il problema che ci si pone rispetto alla globalizzazione è che se da una parte è una accelerazione spazio-temporale e quindi in un qualche modo è una facilitazione di comunicazione tra culture diverse, situazioni diverse, quello che si verifica di fatto è che ci sono delle differenze preesistenti tra situazioni di popolazioni, di stati, di organizzazioni sociali che hanno intrinsecamente una maggiore o minore forza, e questo dipende da condizioni storiche, ma anche, io direi, biologiche e naturali. Cioè ci sono popolazioni che sono da sempre più sfavorite e quindi hanno un minore incremento demografico, ad esempio, una maggiore dispersione su territori di difficile gestione, che sono intrinsecamente più deboli. Questa globalizzazione ci pone il problema che i più forti mantengono la loro forza e che questa forza diventa pervasiva e quindi è una forza distruttiva. Allora, penso che le differenze devono essere valutate sotto il profilo della distruttività intrinseca che hanno dentro. E quindi dell'impatto e anche, come dire, della consapevolezza che bisogna portarsi dietro, voglio dire, la conquista dell'America è stata una cosa che ha devastato territori, hanno devastato popolazioni distruggendo antiche società che erano più deboli anche biologicamente rispetto a questi conquistatori che portavano malattie ignote. Allora,
Questo secondo me vuol dire che cosa? Che ci sono dei fenomeni che, cioè, non dei fenomeni, direi che tutta la storia nostra, la storia umana, ha intrinsecamente dentro delle casualità, che qualcuno chiamano Dio e altri non chiamano Dio, e che sono degli elementi di difficile valutazione che avvengono al di là della volontà. Si parte per vendere la seta e poi si portano delle malattie, per dire, no? O si va per arrivare più facilmente in India e si incontra l'America e non si sapeva che lo fosse. Quindi ci sono degli eventi casuali. Però quello che rimane vero nella nostra fottuta specie è che i più forti, o per un motivo o per un altro, si impongono, e questa loro forza ha un'intrinseca carica distruttiva. Allora, io penso che questo sia il nostro problema. Noi abbiamo una civiltà che è molto pervasiva, è molto violenta, senza l'uso delle armi. Cioè, continuiamo ad essere una società di guerrieri, secondo me. Queste sono tutte civiltà di guerrieri. Sono civiltà basate sulla concorrenza, sulla guerra e sulla sopraffazione, che ha tante forme, che non sono necessariamente solo quelle delle armi. Però fin tanto che questa è la struttura della specie e noi non riusciamo a modificare questa struttura della specie, abbiamo gradazioni diverse di responsabilità sull'impatto distruttivo che abbiamo sull'ambiente, sulle altre società e su noi stessi, io vorrei dire. Perché a proposito di come si misura il benessere, vediamo l'incremento del diabete e noi diciamo è sicuramente in relazione alla dieta. Va bene, è assolutamente vero, questo è vero per i Maori che erano geneticamente predeterminati, però finché hanno mangiato in un certo modo non hanno esplicitato la malattia. Certi impatti hanno sicuramente la capacità di slatentizzare quello che è già nel bios. Benissimo. Allora, questo però che cosa vuol dire? Che le opportunità che casualmente vengono avanti determinano poi degli sconvolgimenti con i quali dobbiamo fare i conti. Cioè, secondo me c'è comunque nella nostra storia una casualità con la quale dobbiamo fare i conti, e li facciamo sempre a posteriori, quando abbiamo già distrutto. E quindi in un qualche modo possiamo solo scegliere lo slow per quel motivo lì. Perché andare un po' più piano ci consente di essere più riflessivi e quindi di poter valutare gli errori fatti ed evitare di farli. E concludo ritornando sulla riflessione. Un sacco di malattie non si conoscevano prima, ma non si viveva manco fino a 90 anni, eh? Cioè, voglio dire, noi scopriamo delle cose del biologico, però sono delle novità assolute, cioè i centenari, ma quando mai? Erano dei saltoni centenari, cioè arrivare a 100 anni era una roba assolutamente inedita. Che cosa sia del bios a 100 anni? Ma noi dobbiamo scoprirlo ancora. E dunque, in un qualche modo, noi siamo sempre, secondo me, sul limite dell'ignoto e quindi del casuale. È su quel limite lì che noi dobbiamo giocare la prudenza dell'animale che vuole sopravvivere. Volevo fare un'ultima domanda. Scopro che l'oratore e il suo collaboratore hanno omesso di fare riferimento all'unico organismo, io penso, che si chiama Stato, per chiamarlo in causa e domandarsi: ma noi viviamo in un paese dove c'è uno Stato, dove ci sono dei ministeri, dove c'è un ministero della salute, ma cosa fanno questi organismi? Non è una domanda
per fare della retorica o della polemica, ma l'unico organismo e l'unico insieme di questi organismi che si chiama ONU, che Dio ci scampi di quello che non fa e di quello che fa male. Ma poi noi viviamo in una società, l'Europa, ma dov'è l'Europa? Si parlava di un ruolo politico, ma in senso lato, di questo organismo Europa. E il nostro Stato questi problemi li affronta, ne è complice, fa qualche cosa? Come mai non avete fatto alcun cenno a questo organismo che più dei singoli armati di buona volontà e di spirito di sacrificio e di altruismo, che però fanno quello che possono, cioè danno degli sprazzi ma non risolvono, non prendono di petto e non possono prendere di petto. Mi interesserebbe capire se, non dico una dimenticanza, ma una mancanza di fiducia nel ruolo di questi organismi, che sono invece quelli che dovrebbero promuovere, affrontare e tentare di risolvere questi problemi. Scusate, un'ultima, poi lasciamo libero il dottor Bonatti, ma volevo fare due o tre considerazioni, cerco di essere molto sintetico. Primo, una valutazione di una linea di trasformazione, insomma, io devo ricordare che insomma, appena finita la Seconda Guerra Mondiale, qual era la condizione di vita nelle nostre campagne o nelle nostre valli di montagna, con sovrappopolazione, mortalità, limiti di vita molto limitati, era una cosa impressionante. Allora si mangiava la carne una volta alla settimana, i contadini vivevano una vita stentatissima, e parlo del Piemonte, non dell'Italia meridionale, poi, vabbè, insomma, l'industrializzazione e l'accentramento, anche lo spopolamento delle zone rurali e della montagna, l'inurbamento ha creato fenomeni certamente pesanti, ma comunque una condizione di vita nettamente migliore. E questo sta scadendo in India e in Cina, insomma, su delle aree geografiche molto ampie. Insomma, la globalizzazione significa la diffusione di tecniche di sistemi di produzione integrata, scambi sempre più intensi tra aree continentali e quindi la possibilità di far crescere opportunità di lavoro per tutti, oggi nel campo soprattutto della conoscenza, delle nuove tecnologie, eccetera, ma produce dei risultati. Io conosco abbastanza la società indiana, insomma, sono stato tante volte là, a distanza di 10, 15, 20 anni in quei paesi si notano delle trasformazioni, una classe media che cresce, certamente. Ci muoviamo in una direzione che è una direzione di unificazione di modi di vita, dove certo la violenza, stiamo passando, auguriamoci di riuscire a farlo definitivamente, da una dimensione in cui la violenza è una violenza fisica, dove oggi la violenza è esercitata dal potere finanziario, se vogliamo. Questo è il problema politico dei prossimi decenni, con dislivelli di opportunità di reddito e di risorse, che gli indici, no, della ricchezza della popolazione, cioè l'1% che possiede, quant'è, non so, 70-80% delle risorse finanziarie del mondo, insomma. E questo, vabbè, problema politico di prospettiva, ma comunque un passo in avanti dobbiamo guardare. Quindi non mi sembra, i bilanci sono, dal punto di vista sanitario, certamente, insomma, emergono appunto queste situazioni cliniche di malattie nuove, eccetera. Qua io volevo sollecitare, dottor Bonatti, un'analisi tipo un po' diverso, l'ha toccato marginalmente, lei ha fatto vedere come crescono per effetti della globalizzazione i consumi di carne in maniera esponenziale, quasi quelli
di altre la produzione, i consumi di generi alimentari di altro tipo, molto più. Ecco qua, non si apre un problema anche di sostenibilità dello sviluppo, con tutte le implicazioni che questo può avere anche sul piano, appunto, poi delle patologie, delle cose, ma voglio dire, l'aspetto che mi sembra più rilevante da un punto di vista politico generale è se ci sono valutazioni che consentano di dire che così, ad esempio, questo consumo di carne che cresce così, con lo sviluppo dei consumi analoghi sul mercato cinese, indiano, eccetera, e poi auguriamoci anche africano, sudamericano, eccetera, cosa significa? Tutti stiamo, cos'è? Effetto di una produzione di tipo industriale, i polli d'allevamento, ste robe qua, i maiali, va, che è sostenibile, o di distruzione anche, che so io, di territori, ci sono qua dei problemi che andrebbero anche analizzati da tanti punti di vista, non ultimo anche quello delle implicazioni poi sulle patologie, su quello che comporta l'inquinamento, eccetera. Era una sollecitazione a dirci qualcosa anche su questo versante. Sì, era un po' questo qui, partendo dall'ultimo, un po' l'esempio con l'obesità fondamentalmente, no? Cioè patologie che non ci sono, un po' come l'esempio come l'obesità, no? È un esempio in cui dice la globalizzazione non è affatto positivo a sostegno, no? Dipende da che cosa si guarda, cioè il fatto che aumentino, si aprano i mercati, si stia tutti meglio, si creano nuove possibilità, la guerra è finita, si sta meglio, va benissimo. È forse un decorso normale, no? Della normalità rispetto alle culture, alle storie, alle tradizioni. Il mondo migliora, sta migliorando, via più, da tutte le parti. Quello che manca però è che non è equamente ridistribuito questo. Non hanno tutti la stessa possibilità. Io mi aspetto, perché? Perché va bene il mercato, ma di quello di cui stiamo parlando sono i diritti, che è un'altra cosa. Allora, è l'esempio dell'Unione Sovietica. È vero che si produce ranitidina, l'accesso al sistema sanitario, l'accesso alle cure non è uguale per tutti, ancora. Quindi il fatto di produrre non mi dice che questo è equamente distribuito, che chi ha diritto venga garantito. E questa è la differenza enorme. Il fatto di comunicare mi sta benissimo, mi interessa però, avendo questa possibilità, di discutere di che cosa comunichiamo. Altrimenti non... L'esempio delle malattie nuove è questo, è sicuramente che si sono aperti mercati nuovi, alcuni ne hanno beneficiato, gli stessi ospiti e ospitanti ne hanno beneficiato, non equamente però. In tutto questo hanno dovuto pagare qualcosa. Perché in Africa aumenta l'obesità dove in realtà la realtà è che è più alto il tasso di malnutrizione? Vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, vuol dire che gli ho portato lì dei modelli sbagliati, in cui fa bene a qualcuno che produce, ma non è equamente. È lo stesso approccio per cui nel carrello metto una cosa piuttosto che un'altra. A chi compete tutto? Parlavo di comunità, potrebbe essere Stato, lei dice, alcune cose le ho dette, il passaggio con la Lorenzina, cioè dice a tutti garantiamo questa terapia ignorando che sono solo 20 miliardi di euro per anno, solo il fatto se fosse così per tutti gli HC positivi in Italia, cioè cose che non stanno, però quella è propaganda, oppure ignoranza, oppure quello che è. Era un modo per leggerlo da un altro lato, no? Siamo tutti d'accordo che si va meglio, si sta meglio, è cambiato il sistema, e cambiano e si migliora. Non lo guardo solo dal punto di vista del mercato,
lo guardo dal punto di vista dei diritti. Se io lo guardo dal punto di vista dei diritti c'è molto da fare. E quindi è quello per cui do la possibilità, tutti miglioriamo, ma non in modo equo, non in modo rispetto alle possibilità, ecco, diciamo, o dare le possibilità. Quindi è vista come il contesto, la globalizzazione, in cui ciascuno deve fare il suo. A fronte dei diritti, non a caso continuiamo a buttarli dei doveri. Ci sono chi ne ha più di più e chi ne ha di meno, e chi ha i ruoli istituzionali magari ne ha di più di altri. Dipende da qual è il modello, qual è la strategia. Dicevo prima, è difficile fare programmazioni, tantomeno in queste grosse agenzie internazionali, in cui sono lì tutti a vedere cosa succede dopo. Non guardiamo da noi, dice cosa sta succedendo adesso senza sapere cosa domani succederà. Nessuno fa più investimenti, ma neanche investimenti di 3 anni in ambito politico. Sono passati i tempi in cui si guardava il sole, no? Nell'avvenire, o chiama come vuole, insomma, con più fiducia e speranza. Adesso non c'è, e quindi nessuno guarda lì. E nessuno, il problema è che nell'ambito delle regole sono cambiate anche le regole, perché nessuno risponde più a questo. E questo è un altro aspetto della globalizzazione, anche interna, molto locale, insomma. Per cui volevo dire, non è affatto negativa, era solo per dire, se noi la guardiamo, e tanto più se la guardiamo da un punto di vista così, più da tecnici, dovevamo parlare di salute, altrimenti non è il mio settore, vedo che la globalizzazione è servita, però ha portato anche non solo benefici, porta anche altro, e che dovrei investire ulteriormente per prevenire questo. Cioè devo lavorare non solo qui contro l'obesità, ma addirittura in Africa, dove i bisogni sono altri, e io vado addirittura a portare da conquistatore maleficio più che beneficio, con l'apparenza di dire, guarda, state bene, Coca-Cola in Amazzonia, intendo dire, che fa benissimo, sono divertenti, i bambini piace anche a loro, ci mancherebbe altro anche lì. Però che cosa costa tutto ciò? Che modello ho, che struttura, che strategia ho? Però è più facile chiedere una strategia al governo brasiliano in Amazzonia che chiederlo magari italiano qua, quindi, però noi paghiamo di più, abbiamo più soldi, però abbiamo il 18-19% delle famiglie a livello di povertà relativa, che continuano a aumentare, tutti lo ignorano. Non so, però mi sembra le 4 di aver, non so se ho risposto su quello, però per fare il passo ulteriore, e la bilancia tra i benefici e i rischi, e a volte no, dipende da che cosa. L'altro è il discorso della partecipazione, cioè la comunicazione, il ritorno ancora, per quello sono poco sul virtuale, ma sul guardarsi in faccia, lo stipulare contratti, lo stipulare... è quello che dovrebbe succedere nella relazione, insomma, senza banalizzare troppo. Invece no, le decisioni sono altrui e sono di altri. Quando aprire alla ranitidina e quando farla non è sicuramente stato rispetto ai bisogni, è stato rispetto ad altri criteri, ad altre logiche. Ecco, il partecipare a dire questo qui è un bisogno di tutti sarebbe già un salto notevole, insomma. Pur in un ambito già apparentemente sociale avanzato, che poi non era così. Grazie a voi, grazie, complimenti.